Dal Vangelo secondo Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui, dicendo: «Davvero tu sei il Figlio di Dio». In questa domenica, come Elia, ci mettiamo in cammino, vorremmo incontrare il Signore. Scopriamo però dalla prima lettura che sbaglieremo a cercare il Signore nei grandi eventi, vento impetuoso, terremoto, fuoco, lo scopriamo in una brezza. In ebraico la parolina brezza suona come quando ai fanciulli invitiamo a fare silenzio, quasi un suono onomatopeico, ma questo invito al silenzio in realtà è un invito all'ascolto. Allora in questa brezza leggera, soave, c'è una parola leggera e soave che ci parla e che cogliamo se viviamo un momento di deserto, un momento di silenzio, un momento in cui facciamo spazio perché il Signore possa parlarci. Se siamo pieni di tante cose, non percepiremo questa soavità e questa bellezza. Il tempo estivo ci aiuti anche in questo, a ritrovare della calma da tanta agitazione, da tanta routine. Ma questo brano però è davvero fortemente illuminante per comprendere il Vangelo di questa domenica, perché se abbiamo detto che siamo invitati a fare silenzio e ad ascoltare, proviamo a immaginarci adesso sulla barca dei dodici che sta per affondare. Gesù li ha costretti, li ha spinti, li ha proprio lanciati su questa avventura. Tutta la notte stanno lì a remare, il vento è contrario, e insomma lì agitati a realizzare la loro traversata. Ma non ci riescono. Quante volte siamo così anche noi, agitati al massimo, dando anche il meglio di noi stessi, ma poi non raccogliamo granché. Gesù arriva, attenzione però, questo brano non banalizziamolo come in qualche battuta facciamo: Gesù capace di camminare sulle acque. Gesù non ha bisogno di fare il giocoliere. In questo brano siamo invitati a scorgere una grandezza in più per noi. Se lo ascoltiamo per davvero, lo avremmo riconosciuto. Anche i dodici l'avrebbero riconosciuto subito, ma che ascolto hanno avuto di lui se appena girati urlano: è un fantasma? Allora Gesù ci riparla, quante volte ritorna nella mia, nella nostra vita, e ci ripete: coraggio, sono io. È in questa parolina di coraggio, questo incoraggiamento, il desiderio di volerlo abbracciare, di voler dire: scusami che non ti ho capito finora, sali anche tu sulla nostra barca. In qualche modo davvero riusciremo ad arrivare all'altra riva senza tanto affanno, ma davvero lavorando con te e per te. Pietro fa una richiesta: voglio camminare verso di te e voglio camminare anche io sulle acque. La prima è bellissima come richiesta, anche noi vogliamo camminare verso Gesù, è il nostro obiettivo, camminare verso di Lui per ascoltarlo, per abbracciare il suo abbraccio caldo e fresco, caldo di affetto e fresco della libertà. Ma poi perché camminare sulle acque anche noi? Perché vivere questo slancio che, insomma, in fin dei conti non serve? Però Pietro
gli è permesso di vivere questa libertà che Gesù realizza, camminare sulle acque. E Pietro ancora una volta ci insegna che se il suo sguardo, lo sguardo del discepolo, il nostro sguardo resta fisso su Gesù, camminiamo anche sulle acque. Se ci concentriamo sul vento, affondiamo. Trasformiamolo per noi, trasformiamolo nella nostra storia. Ci accorgiamo che se il nostro sguardo va al vento della nostra storia, va alle nostre imperfezioni, ai nostri insuccessi, alle nostre fatiche, beh allora ci agiteremo su quella barca e affondiamo. Ma se il nostro sguardo va su Gesù, anche nel momento di prova, anche in quel momento in cui, malgrado ci siamo ritrovati, anche in quel momento di grande dolore, il nostro sguardo resta fisso su Gesù, siamo capaci di camminare sulle acque. Quella brezza diventa soave e apprezzata, soprattutto nei momenti di difficoltà e nei momenti di tempesta, in quelle notti terribili che vorremmo non vivere mai o che passassero il prima possibile, il nostro sguardo cerchi quello del risorto, colui che ha vinto davvero il male, che ha vinto il peccato, che ha vinto la morte, che cammina sopra tutto questo, che è davvero capace di una libertà che ci viene a portare, a donare e a realizzare con noi. In qualsiasi tempesta il nostro sguardo sia verso Gesù e allora sì che il nostro cammino riprende in quella bellezza che diventa ascolto fattivo.